Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buongiorno. Dunque, non era programmato questo video, in realtà per oggi sarebbe dovuto uscirne un altro. Però ho avuto un piccolo problema e volevo parlarne con voi, anche per sapere voi che cosa ne pensate e per avere eventualmente qualche consiglio. Perché ragazzi, sono giorni che sul mio canale YouTube, su un video in particolare, ho avuto delle strane anomalie. Però tutto subito sembravano essere sparite, ma sono ritornate stamattina. Allora, vi spiego meglio. Qualche giorno fa, non so se qualcuno di voi ha visto la mia stories di Instagram, so che alcune persone l'hanno visto, mi hanno risposto e sono state super mega gentile e sembrava che il problema si fosse insomma risolto, nel senso che, se vi ricordate, ho fatto un video la scorsa settimana con Gabbo della top 10 degli anime. Questo video ha riscontrato un po' di anomalie. Perché? Perché tutto subito il video aveva ottenuto un totale di 1357 visualizzazioni, una cosa del genere. Dopo un po' è sceso a 1150, una cosa così, di visualizzazioni. E tutto subito mi ero spaventata e infatti avevo messo la stories su Instagram chiedendo a qualcuno di voi se potesse aiutarmi e se fosse pratico, diciamo così, di YouTube. Poi sembrava che la cosa si fosse risolta, nel senso che le visualizzazioni della schermata, quella della schermata principale, della barra dei video, continuava a darmi le 1300 passa visualizzazioni, mentre invece sotto il video continuava a darmi 200 visualizzazioni in meno. Però nell'arco di un paio di giorni alcuni di voi mi hanno detto che era normale, che comunque sia era capitato anche ad alcuni di voi, quindi mi sono un attimino tranquillizzata perché ho detto ok. Anche perché tutto subito io ho pensato che YouTube mi togliesse delle visualizzazioni perché magari avevo sbagliato io che fosse una questione per le immagini che facevo scorrere dei diversi anime di cui ho parlato, insomma. Però quando mi avete detto che fosse stata una cosa normale e che comunque fosse successo anche a voi, mi sono un attimino tranquillizzata e sono andata avanti così. Il problema si era placato e infatti poi il video era continuato a salire dopo essere sceso ed era arrivato a 1205 visualizzazioni, insomma. Stamattina, come tutte le mattine, io di solito vado prima di mettermi al lavoro con i video, montarli, eccetera, fare quello che devo fare, vado sempre su YouTube Studio, sull'Analytics, per vedere l'andamento dei miei video, anche per capire non solo quanti minuti è stato visualizzato, ma anche per capire quanto è piaciuto e quanto no. E lo so che è una cosa che non si dovrebbe fare all'inizio, perché insomma, diciamo che è una cosa che si dovrebbe fare quando hai già un certo peso su YouTube, però a me piace comunque vedere sempre l'andamento di tutti i miei video. E appunto, scorrendo tutti i miei video, anche perché comunque io torno sempre indietro perché voglio vedere se i video precedenti salgono di visualizzazioni, quindi magari qualcuno che si è aggiunto di nuovo va a vedere anche quelli vecchi e quindi mi faccio più o meno una mia statistica per farmi un'idea, insomma. E sono capitata anche stamattina ovviamente su il video della top 10 degli anime. E su YouTube Studio, su Analytics, appunto, mi continuavo a dare questi 1205 visualizzazioni e quindi tutto subito ero stra mega contenta. Quando però poi sono andata su YouTube, perché qualcuno ieri mi aveva scritto, credo fosse Cristina se non vado errato, che tra l'altro saluto, un bacio a Cristina, sono andata di nuovo a rivedere perché non mi ricordavo se io avevo risposto o meno, se le avevo risposto o meno. E ho notato di nuovo una cosa strana. Adesso sotto quel video lì mi dà la bellezza di 795 visualizzazioni. E io sono rimasta di nuovo tipo, di nuovo, sta succedendo di nuovo, ma perché? Quindi ragazzi, ditemi voi, io non so cosa pensare. Ho provato anche a chiamare l'assistenza YouTube tramite il numero verde, però non mi ha risposto nessuno. Dopodiché ho anche mandato un'email a YouTube e sono andata anche sulla community di YouTube dove si fanno le domande e ci si risponde per capire un po'.
Allora, prevalentemente nell'inglese, sostanzialmente molti hanno avuto questo problema, tant'è che c'è un post proprio scritto da un membro di YouTube dove si scusano per il disagio se le visualizzazioni reali non corrispondono al numero sotto i video e soprattutto su Analytics Studio. Quindi tutto subito ho detto, vabbè, magari è un problema di YouTube, però scorrendo tutti i commenti e le domande che ha fatto altra gente, ovviamente era tutto in inglese. Ho scoperto che altre persone hanno avuto il mio stesso problema, però ho notato anche che molte persone avevano visualizzazioni molto più alte, tipo 200 milioni di visualizzazioni, cioè 2 milioni di visualizzazioni, ed erano scese tipo a 300-400 views. E infatti, andando sotto, 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 ho trovato alcuni account che avevano scritto che YouTube stava togliendo le visualizzazioni bot e fake. Allorché a mia volta ho scritto una domanda a YouTube, nel senso, io non ho, cioè nel senso non so cosa voglia dire visualizzazioni bot, questo non ne ho idea, però le visualizzazioni fake so cosa vuol dire e no, nel senso, questo video qua, così come gli altri video, ho notato che ci sono molti video che hanno superato le 1000 visualizzazioni. Assolutamente da soli e altri invece che rimangono sulla media delle 200 visual, delle 200 visual. E la domanda che mi è sporta spontanea è perché YouTube mi avrebbe dovuto togliere queste visualizzazioni se non sono né bot né fake? Anche perché, tutto considerato, io molti dei miei video li condivido su gruppi di Facebook per magari farli visionare, per scambiarsi opinioni, per scambiarsi commenti. E quindi la mia domanda è perché a questo punto YouTube mi ha tolto le visualizzazioni? Nel senso, voi lo sapete, anche perché, ripeto, ho altri. Potrei capire se fosse tipo, magari nella mia logica, penso che magari se io ho tutti i video, cioè sulle 100, le 200 visualizzazioni, e magari un video supera le 1000. Magari posso pensare che YouTube abbia visto quel video e abbia detto perché questa persona che ha questo account, che ha comunque solo 100 visualizzazioni, 200 visualizzazioni, arriva un video e ne ha 1000. Magari posso capire che ci sia questo dubbio, però essendo che non è l'unico, perché proprio sotto questo video mi vengono tolte e poi aggiunte le visualizzazioni in maniera continua? E questo io proprio non lo riesco a capire, tant'è che mi sto preoccupando perché veramente non vorrei che questo video, magari YouTube mi abbia tolto le visualizzazioni perché ho fatto scorrere le immagini non lo so, magari una specie di copyright, però anche lì ho controllato sul mio account YouTube e non mi dà nessuna notifica di, che ne so, violazione di copyright piuttosto che quant'altro. E quindi non so proprio, anche perché ho notato che anche la top 10 delle serie TV è salita sopra le 1000, però quella è rimasta lì, non è scesa. Quindi è un problema che ho solamente sotto questo video e mi sto iniziando seriamente a preoccupare, anche perché, ripeto, non riuscendo a contattare l'assistenza, non saprei neanche io che cosa pensare, nel senso, è una cosa che mi dispiace perché comunque io ci metto anima in corpo in YouTube, cerco di sempre fare video interessanti e se quei video interessanti raggiungono una soglia alta, perché magari è un argomento che va più degli altri, io posso soltanto che esserne contenta, non vedo perché le visualizzazioni mi si debbano togliere. Quindi, amici, vi prego, datemi voi un consiglio, ditemi che cosa ne pensate di questa situazione ed eventualmente secondo voi che cosa potrebbe essere successo. È vero che YouTube ha avvisato che ultimamente stava avendo dei bug e che ci stava lavorando sopra, soprattutto sulle visualizzazioni, però insomma sono un tantino preoccupata, anche perché penso che se avessi violato la legge di copyright, cosa che non penso di aver fatto perché mi sono informata molto molto su questo fattore e mi sono anche informata tantissimo su YouTube stesso se potevo o meno mettere delle scene di film piuttosto che di cartoni piuttosto che di che altro. E questo, purché io non dica che l'ho fatto io, insomma, posso farlo. Quindi, non lo so, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate. Secondo voi, che cosa potrebbe essere, da cosa potrebbe essere causato il problema? Perché
E speriamo che, insomma, spero che questa storia sinceramente si fermi perché sto diventando veramente scema, anche perché ci tengo tantissimo a questa cosa di YouTube, ci tengo tanto ai miei video perché ci metto sempre un sacco di energia a farli, quindi mi dispiace davvero tanto che ci sia questo bug. E lo volevo condividere con voi, anche perché comunque, oltre a sapere la vostra opinione a riguardo, se voi giustamente andate a vedere il video e vedete 795, dite, beh, cos'è successo? Quindi, insomma, lo volevo condividere con voi. Detto ciò, ragazzi, io chiuderei qui questo video. Spero che mi possiate dare consigli utili al riguardo. Io vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, o un pollice in giù se non vi è piaciuto, non fa niente, va bene lo stesso, anche perché questo, diciamo, non è proprio un video di intrattenimento, ma è più un video aiutatemi a risolvere il mio problema. E commentate, vi prego, aiutatemi a capirci qualcosa in tutta questa situazione strana. Detto ciò, probabilmente oggi pomeriggio farò uscire un altro video perché in realtà l'avevo programmato per oggi pomeriggio, però non lo so, non so se farne uscire due nella stessa giornata. Adesso vediamo un pochettino come ci si mette. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video a questo punto perché non so se esce oggi pomeriggio o ne faccio uscire direttamente uno domani. Io vi lancio un grandissimo bacio, grazie ancora a tutti per sostenermi e per essere sempre pronti a supportarmi. Ciao a tutti!